piccola differenza, ma è un indizio che ci permetterà di comparare meglio, come faremo, questa immagine con quella più giovanile nascosta sotto la scrittura. Veniamo ora appunto al misterioso disegno nascosto nel quaderno di Leonardo. Per poterlo esaminare minuziosamente da vicino era necessario poterlo osservare direttamente, non in una riproduzione, ma nel quaderno originale, proprio quello che apparteneva a Leonardo. E abbiamo avuto la fortuna di poterlo riprendere al suo ritorno in Italia dopo una lunga tournée negli Stati Uniti. Qui ci troviamo nuovamente nella stanza blindata della Biblioteca Reale di Torino, perché anche questo quaderno, il cosiddetto Codice del Volo degli Uccelli, fa parte dell'importante collezione leonardesca torinese, assieme ad altri 14 disegni. Molti esperti e restauratori assistono a questa apertura per accertarsi che non vi siano stati danni durante il trasporto. Dobbiamo ancora alla cortesia della direttrice Pitulo e della sovrintendente architetto Pittarello la possibilità di essere presenti a questa cerimonia molto emozionante, perché in questa penombra si ha quasi l'impressione di assistere all'apertura di un sarcofago, di uno scrigno contenente un tesoro. E di un vero tesoro si tratta. È un'opera preziosissima, con una storia strana e avventurosa. Dopo essere stato trafugato da Napoleone alla fine del Settecento, il Codice del Volo degli Uccelli finì nella biblioteca dell'Institut de France a Parigi. Ed ecco cosa successe. A metà dell'Ottocento venne rubato da un italiano, lo storico della matematica Guglielmo Libri. Approfittando del suo titolo di sovrintendente bibliotecario, ebbe accesso al codice e cominciò a staccare nascostamente dei fogli con un astuto stratagemma. Mise al centro del quaderno dei fili imbibiti di acido, fino a che i fogli si staccassero. Il giorno dopo si recava di nuovo in biblioteca. In questo modo riuscì a sottrarre 5 fogli. Vendette separatamente i fogli e poi il quaderno nelle grandi case d'asta a Londra e Parigi. Nel 1848 fu scoperto e denunciato. Per questo, e forse anche perché ricercato per presunte attività rivoluzionarie, riparò a Londra. Dopo essere passati attraverso vari acquirenti, finirono nelle mani di un miliardario russo, Sabashnikov, proprietario di miniere d'oro in Siberia. Sabashnikov riuscì a ricomporre il codice con i fogli mancanti e ne fece dono al re Umberto I nel 1893. Da allora si trova a Torino, alla Biblioteca Reale.